Buonasera, this is Termini TV. Vorrei leggere un testo, il titolo è Negro, ma non un negro proprio un dispregiativo, e parla di Magda, perché la poesia, non ve lo scordate mai, è innanzitutto un linguaggio, è comunicazione. Magda che batte sulla neve battente, sghignazza col dente, un po' marcio all'insù, sprofonda l'asfalto, percosso al suo baffo sapiente, al sugo che sporcora è, ardente a quel laccio che smunto all'odore di basilico e vino sulla forca di un collo a forma d'ombrello, cucito per mano da un povero negro, suicida su un prato nel mare che vedo. Questa poesia è nata, diciamo, il linguaggio che ho utilizzato è abbastanza, come dire, colloquiale, ho utilizzato anche un po' una rima tra un verso e un altro, e parla sostanzialmente di una prostituta che poi mi rivedo catapultata nell'anima del, in questo caso del, ho preso degli elementi che possono essere quelli della fuga dal proprio paese per raggiungere altri paesi, e poi ho aggiunto un'immagine un po' poetica che può essere quella del prato del mare. Quindi sostanzialmente questi due reietti che si trovano a vivere, a combattere la società fondamentalmente. Io a Roma ci ho vissuto circa 13 anni e l'ho vissuta in tutti gli aspetti, quindi l'ho odorata, l'ho annusata, ho fatto tutto. Tra l'altro mi piace molto l'ambiente, come dire, underground, che adesso sta diventando anche un po', no, fighetto, che è quello delle stazioni. Io sono un grande appassionato di ferrovia, di treni, ho viaggiato moltissimo su ferro, e quindi anche questo progetto che mi è stato, come dire, proposto, l'ho preso subito e fatto mio.